tanta batteria, lo sai. No. Ciao, io sono Sergio. Lei è Erika. Sono la sua fidanzata. Ciao. Mi fa male il gomito, vado dentro. Salve a tutti ragazzi, io sono Sergio e oggi siamo qui con un nuovo video. Prima faceva brutto, adesso si è aperto, adesso si è aperto ed è diventata una bellissima giornata. Allora, ho deciso di fare questo video perché voglio raccontarvi una bellissima cosa. Vedete questo? Non so se si vede, ok. Questo è un bellissimo anello di fidanzamento. Questo è un bellissimo anello di fidanzamento che mi ha regalato la mia ragazza, appunto perché sono fidanzato. Allora, la mia ragazza si chiama Enrica, la conosco da quando avevamo... la conosco da tanti anni perché andavamo, come si dice, alle elementari assieme. Lei è subentrata in quarta, quindi ha fatto solo 2 anni con me, ha fatto quarta e quinta. Lei ha avuto subito una cotta per me. Io ero piccolissimo all'epoca e non mi sono accorto che lei era cotta di me, perché all'epoca, appunto, io vi ripeto, era un bambino molto piccolino, quindi chi lo sapeva, cioè all'epoca, e lei era cotta di me. Quando lei è poi partita per la Cina, perché poi lei è partita per la Cina per suo babbo, l'hanno dovuto trasferire in Cina, però quando lei è andata via ci siamo ribeccati un anno in Sardegna, e lì ci siamo visti, siamo stati molto bene insieme, cercavamo le conchiglie a Portopino in Sardegna, e poi lei non l'ho più vista perché poi lei è partita per la Cina e quindi ciao, anzi non è più tornata, è ripartita per la Cina e quindi poi non l'ho più vista. Poi è ritornata lo scorso luglio. Lei mi ha cercato su Instagram, e quindi ci siamo poi iniziati a scrivere. La scorsa settimana, l'11 settembre, ci siamo visti dopo tanti anni e siamo stati bene. Lei però era ancora fidanzata con un ragazzo che sta in Inghilterra, quindi a quel punto non so quante probabilità io avessi di poterla conquistare col mio cuore, perché voi mi dai mi, io quando ero piccolino all'epoca non sapevo di essere, cioè non sapevo cos'era l'amore. L'11 settembre che l'ho vista, che quindi sono passati tanti anni, lei è cambiata, è maturata, è migliorata, è molto in gamba, intelligente, una bravissima persona, io la amo tanto e spero che anche i suoi se ne rendano conto di quanto io la ami, di quanto io ci stia molto bene con lei. Perché ragazzi, io vi spiego una cosa: quando uno è insieme a una ragazza ci deve stare bene, deve trovarsi, ci deve stare, si devono essere, come si dice, uno collegati con l'altro, essere in sintonia, trovarsi bene, perché stare insieme, però poi magari avere quelle piccole, che ne so, quelle piccole divergenze con uno o l'altro, capite che poi la relazione si complica, perché magari uno non approva una cosa, così. Invece noi ci siamo un po' più trovati bene, perché abbiamo tante cose in comune, che io ora non vi dirò in video perché sono cose private e sono cose nostre, però ragazzi, noi abbiamo tante, ma veramente tante cose in comune, e di questo io ne vado fiero, e diciamo che è come se io avessi trovato l'anima gemella, la mia metà, anche se io
perché sono uno scientifico, io nelle anime gemelle non è che ci creda molto, però stando a questa situazione è come se l'avessi trovata, quindi diciamo che è un paradosso, però io incomincio a credere alle anime gemelle. Dopo 10 anni ci siamo ritrovati, vuol dire che stiamo veramente bene insieme. È come è successo ai miei genitori, che dopo 10 anni si sono ritrovati, cioè si erano fidanzati, poi si sono lasciati, sono passati 10 anni e poi si sono ritrovati, rifidanzati, e poi i miei si sono sposati di nuovo. Cioè è fantastica questa cosa. È destino. Quando dopo 10 anni poi uno si ritrova, è veramente destino. E di questo ne vado molto molto fiero e sono molto contento di questa ragazza. Lei è bravissima in inglese, perché ovviamente stando 10 anni in Cina ha imparato l'inglese in maniera eccelsa, cosa che sono un po' invidioso, perché io sono una capra in inglese. Però standoci assieme sto imparando un pochino l'inglese, poco, cioè sto capendo alcune parole, infatti io con lei lei mi scrive in inglese, io cerco di capire, di tradurre le frasi, poi le rispondo in inglese ogni tanto, però poi quando ci vediamo parliamo poi in italiano, anche se noi due, cioè io mi dovrei sforzare di parlare in inglese, perché l'inglese è una lingua molto importante, ragazzi, e questo è io, e a me mi dispiace un sacco che faccio così tanta fatica a imparare l'inglese, però sono sicuro, sono convinto che prima o poi lo imparerò, ci vuole tempo. Questo video si conclude qua. Se volete dei video con la mia ragazza Enrica, scrivetemeli nei commenti, noi facciamo dei video assieme su YouTube sempre. Aspetto dei vostri commenti e io vi saluto e ciao!